Allora, abbiamo qui il maestro Cosma che è un pezzo da 90 nel senso migliore possibile, naturalmente, della musica popolare italiana, che è stato impegnatissimo in due progetti al festival, nella serata, diciamo, rievocativa, sia con Elio e le Storie Tese che con gli Alma Megretta. E credo che ci sia stato parecchio divertimento nel caso di Elio e le Storie Tese, facendo Beh, assolutamente. degli Devo dire, excursus. degli excursus, diciamo che è il pezzo che va da Mahler ai Weather Report con un ospite come Siffredi, insomma, non può essere che divertente. È anche molto impegnativo, devo dire, da direttore d'orchestra è una delle cose più difficili che è anche più stimolanti che puoi fare. Perché loro fanno ridere, ma poi bisogna pedalare sul piano musicale, Assolutamente, quella è la loro cifra, la cosa più eh? importante, Certo, cioè che sanno certo. suonare, quindi ci si può permettere di andare da Zappa, ai Weather Report, alla musica classica, al cabaret con grande facilità. Ma devo dire che anche con gli Alma è stato Ecco, divertente. gli Alma, tra l'altro, hanno portato Il ragazzo della Via Gluck, che è un po' la canzone che ha il contenuto di quella che invece hanno loro in gara, no? Mamma non lo Esattamente, sa. esattamente, c'è questo senso anche poi avendo degli ospiti, diciamo, immigrati, adesso non vorrei neanche usare questo termine, immigrati di prima generazione, perché Senese è uno dei primi personaggi nato in Italia da una commistione di razze. Poi c'è Marcello Coleman che dice come se fosse suo figlio e c'è questa specie di passaggio di testimone e E danno un poi c'è il messaggio. rapper E poi c'è il rapper, c'è Clementino che è Clementino. la nuova generazione di denuncia e di melting pot culturale. Quindi è interessante perché c'è un classicone come quello di Celentano, però portato a reggae da loro con queste tre generazioni. Quindi anche quello è stato molto divertente. Che bel lavoro però, una meraviglia. Me lo dico No. continuamente e lo dico a tutti quelli che stanno con me, ogni tanto fermiamo, anche a Pagani, l'altro eravamo dietro le quinte, ci guardavamo mentre stavamo ascoltando Anthony and the Johnson per poi andare a fare le prove. Ci siamo guardati e detto, ma che bel lavoro, che meraviglia, siamo dei privilegiati È veramente. vero. Non dovremmo... Senti, tu sei anche dietro un progetto molto sofisticato e bellissimo perché io ho avuto il privilegio di vederlo per la prima volta a Milano, che è quello dei Drè Producer. Come sta andando questo progetto? È entusiasmante, è ovvio che non è un progetto facile da proporre, anche se in realtà vengono da noi le scuole, abbiamo fatto anche concerti per le scolaresche, quindi ci si può andare dai 2 agli 80 anni. La cosa più bella è lo stupore, cioè noi facciamo musica per conferenze scientifiche, il primo capitolo è lo spazio, quindi abbiamo un astrofisico che racconta i misteri Che è una dell'universo. star questo astrofisico, è bravissimo. Eccezionale, cioè fai conto che è una specie di Gianni Rodari dell'astrofisica, È vero. quindi ti dice delle cose in maniera assolutamente fruibile, semplice, mentre noi suoniamo e sonorizziamo i suoi racconti stellari ed è una bellissima Con dei fior esperienza. di musicisti E i che miei colleghi sono, incontriamo. no, ho fatto la cosa degli anni 70, sei super gruppi, perché Sì, venendo dalla sì, sì. PFM sono affezionato a quelli. Allora ho cercato quelli che più mi piacevano, Riccardo Sinigallia che ha inventato un po' il sound romano, Tiro Mancino, Fabi, Gazzè, Gianni Maroccolo che è un nome tutelare del rock indipendente, che è in giro, Santone, diciamo, Santino, Max Cadaci. Max Cadaci dei Subsonica, e quindi noi quattro da bravi produttori ci siamo messi insieme all'inizio un po' timorosi perché ognuno è abituato a essere il RAS in studio, mentre invece lì abbiamo cominciato a confrontarci, a conoscerci e adesso siamo un gruppo di amici che suona come a 16 anni. Pronostico 10 anni di tournée e invito tutti quelli che sentono questa breve chiacchierata a non perdersi dei producer perché è veramente un'esperienza bellissima. Bravo, complimenti. Grazie. Ciao. Porto niente per milioni di anni, fino ad Andromeda.